insegnato il dottor Gianfranco Morgano. Io poi passo la parola al dottor Morgano, sono in qualità di coordinatore del corso di laurea in scienze del turismo e indirizzo manageriale e come membro del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Sono particolarmente contenta di poter assegnare, grazie alla generosità della Fondazione Capri, un premio a due allievi meritevoli in questo corso di laurea, intitolato a una personalità che è stata così eminente nell'ambito della cultura dell'accoglienza turistica. Quest'anno ricorre, diciamo, l'anniversario, avrebbe compiuto 100 anni Mario Morgano. Grazie. Io sono particolarmente emozionato, ho pensato a questo premio intitolato a mio padre perché mio padre è stato forse l'ultimo grande padrone dell'ospitalità, Capri, famoso per la sua ospitalità. E volevo ringraziare, scusatemi se lo faccio, vi rubo pochissimi minuti, il vice sindaco di Capri, in rappresentanza dell'amministrazione, che è venuto a questo evento. Volevo ringraziare soprattutto i collaboratori più importanti che ha avuto mio padre, che sono venuti tutti quanti a questo evento, e ovviamente volevo fare un piccolo ricordo non tanto di mio padre, perché dopo lascerò la biografia di mio padre, ma soprattutto volevo ricordare che quest'anno anche mio fratello Enrico avrebbe compiuto 70 anni, anche lui nel campo dell'ospitalità è stato un personaggio che nel 2007 con il suo piccolo albergo, la Scalinatella, che faceva parte della nostra collezione di alberghi, è stato premiato come migliore albergo del mondo e quindi è stato per noi un grandissimo onore. Lo voglio ricordare perché purtroppo non c'è più e ha lasciato un vuoto tanto grande quanto quello che ha lasciato mio padre, soprattutto perché è morto prematuramente. I premiati li lascio nominare alla professoressa Rosso Krauss, che voglio ringraziare la professoressa e soprattutto l'Università Federico II, che ho avuto l'onore di studiare come medico. Io sono un ex medico e quindi credo che l'Università di Napoli e la Federico II in generale sia veramente una palestra molto importante per iniziare la carriera in qualunque ambito della vita. E ovviamente la professoressa nominerà i due premiati che sono ex aequo, e poi mio figlio Mario, che ha l'onere e l'onore di portare il nome di mio padre, e mio nipote Emanuela, che invece è la figlia di mio fratello Enrico, consegneranno le tarde di ricordo di questo premio. Grazie a tutti. Anche in questo caso il premio consiste nel contributo alla frequenza di un corso, un master, una summer school in materia di turismo. E abbiamo deciso di attribuirlo appunto ex aequo alle due studentesse che sono anche le due premiate di prima, cioè le due migliori studentesse del corso di laurea in scienze del turismo e indirizzo manageriale, quindi Martina Mosca e Fabiana Terracciano, che hanno indicato anche lo stesso master, diciamo la cifra messa generosamente a disposizione della Fondazione Capri verrà divisa in parte.